Dopo il successo dell'edizione 2015, anche quest'anno Torino per 4 giorni, dal 31 marzo al 3 aprile, diventa capitale italiana della psicologia, ospitando la seconda edizione del Festival della Psicologia. È organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Piemonte e indaga quest'anno il tema della fiducia in tutte le sue più note o recondite sfaccettature. Eventi, workshop, dibattiti, laboratori creativi e spettacoli costituiranno il ricco programma della manifestazione, che si rivolge a tutte e a tutti, ai bambini e agli adulti, agli studiosi, agli studenti, ai semplici appassionati e curiosi, con l'intento di aprire la mente per imparare a conoscerla. Questione di fiducia in sé e negli altri. Il festival è multidisciplinare e si svolge in vari luoghi del capoluogo subalpino e per 4 giorni avrà come protagonisti psicologi, studiosi, attori, artisti, docenti, universitari, scrittori, creativi e musicisti. Da Moni Ovadia a Enzo Bianchi, da Luca Mercalli a Massimo Recalcati. Questa seconda edizione prende corpo un po' da quella dell'anno scorso che parlava di felicità. Quest'anno abbiamo voluto dedicarci alla fiducia, che è un bene, come dire, scarso, non stivabile, insomma. In questo senso ne parleremo e la sperimenteremo. I format che abbiamo pensato per quest'anno del festival, dal 31 marzo al 3 aprile, sono molteplici. Sarà un convegno dedicato agli adolescenti insieme al Comune di Torino. Ci sarà i classici, diciamo, format di speech in cui ci sono relatori internazionali che arrivano dagli Stati Uniti, in cui ne parleremo con psichiatri, psicologi, attori come Moni Ovadia, piuttosto che uomini di fede come Enzo Bianchi. E poi una particolarità, 3 serate dedicate allo psicodramma pubblico, alla danza terapia pubblica, in cui la fiducia nell'altro, nella comunità, verrà sperimentata nei fatti alla scuola Holden. Questo. Perché la psicologia ha così catturato il mio interesse? Perché è un ambito forse ancora troppo poco conosciuto dai cittadini, ed invece oggi più che mai, anche proprio in un momento in cui le città, le società attraversano un momento di crisi, parliamo di nuove povertà, parliamo di difficoltà delle strutture familiari, parliamo di tante problematicità di solitudine economiche che toccano un po' tutti gli individui, ecco, forse oggi avere il coraggio di portare la psicologia per la strada, portare la psicologia nella città, nei quartieri, e tentare di avvicinare famiglie, genitori con bambini o persone sole, è un modo per offrire uno strumento in più per superarle le difficoltà, o comunque per far evolvere una parte di sé.